questa sera state ponendo l'attenzione su argomenti ben specifici. Sita e BP. Il Comune di Siderno, però questa volta in maniera ufficiale rispetto a quelle che sono delle incertezze, io la chiamo così perché bisogna andare cauti su queste cose qui, mentre su Sita e BP ci sono delle incertezze di nesso di causalità tra inquinamento ambientale e malattie tumorali. Voi avete ufficialmente però questa volta un problema sicuro che è stato certificato dall'Istituto Superiore della Sanità nel rapporto ISTISAN di maggio 2009 del Ministero della Salute, che dice che incontrata Pellegrina, altrimenti Novito, tutta l'acqua che passa da lì è satura di arsenico. Non so se lo sapete questo fatto qui, lo dice specificamente per il Comune di Siderno. Quindi l'emergenza ambientale che vi riguarda, che ci riguarda, anche il Comune di Cigni, perché l'inquinamento non chiede la carta d'identità dei residenti di un comune piuttosto che di un altro. E quindi vi inviterei a porre l'attenzione anche su questa questione qui di Contrada Pellegrina, del Torrente, che appunto è saturo di arsenico. Questo qui è un fatto ufficiale già acclarato. Per quanto riguarda queste problematiche, io credo che gli interventi che la Regione Calabria ha fatto a fare, perché secondo il titolo quinto, l'articolo 117 della Costituzione, che demanda alle regioni la trattazione delle tematiche ambientali e sanitarie, la Regione Calabria non aspettatevi nulla, perché potrà fare ben poco niente. Per una semplicissima ragione, che è questa. Questo rapporto ISTISAN di cui facevo cenno prima ha fatto degli studi di caratterizzazione di questi siti anche in altre zone della Calabria, perché questo rapporto si è focalizzato sulle problematiche della Calabria e ha posto tre grandi questioni: la caratterizzazione dei siti, cioè quali prodotti inquinanti ci sono in quei siti, che cosa producono, qual è l'impatto sulla salute dei residenti e anche delle zone limitrofe, quali sono le esperienze in questo senso e quali sono le esperienze italiane ed europee in questo senso e quali sono gli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fatto questo, cioè praticamente il Ministero della Salute dice: devo andare a vedere che cosa c'è, come incide sulla salute, come bonificare. Questi tre grandi principi. La Regione Calabria non è in grado di fare nulla, vi smorzo magari un pochino di entusiasmo che avete per due ordini di ragioni. Che noi andiamo predicando dal 2012, ma che, caro amico mio, non sei tu, diversi tuoi sindaci della zona ionica, quando nel 2012 questo cretino che sta parlando ora diceva che c'è un problema di aderenza tumorale, diceva che era meglio che io andassi ad occuparmi di altre cose perché faccio allarme sociale. 4 anni fa. Detto questo, un inciso velocissimo, perché, e giungo alla conclusione, spero di essere invece, perché la Regione Calabria non fare nulla, non può fare nulla. Ovviamente ci saranno tutti i proclami di massima attenzione, questo qui voglio dire, la politica non si è mai fatto mancare nulla sotto questo aspetto. Per due ordini di ragione. Il primo, gli organismi tecnici deputati a capire la caratterizzazione di un sito e cosa accade alla salute delle persone sono due. Il primo è ARPACAL, che non esiste. ARPACAL, mi assumo ovviamente la responsabilità di quello che dico, non esiste.
per una semplicissima ragione, perché Harpagan, secondo gli indirizzi, sono perduto più, perché il Ministero della Sanità e l'Istituto Superiore della Salute dice che le ARPA devono avere l'1% del fondo, Rocco, ti chiedo scusa, perdono, deve avere l'1% del bilancio annuale di ogni regione da destinare ad Arpacal affinché faccia la caratterizzazione dei circuitati. La regione Calabria destina ad Arpacal lo 0,35%, un terzo, quindi è ridotta al punto da poter fare solamente alcune cose. Una di queste cose qui sono gli stipendi dei dipendenti, perché con il 35% Arpacal riesce appena, vi do questa comunicazione, appena a pagare gli stipendi del personale che rispetto a quello che dovrebbe essere in dotazione organica è il 48%, cioè su 515 persone che dovrebbero essere presenti in Arpacal per dare risposta a queste emergenze qui, ce ne sono 243. Ognuno poi tragga le proprie conclusioni. Concludo dicendo che non si può avere nemmeno l'aspetto eziologico tra quello che è il sito inquinato e l'eventuale malattia tumorale, perché la regione Calabria è una delle pochissime regioni del nord Italia, del nord Africa, hanno ad avere il registro regionale dei tumori, perché ce l'ha solamente la provincia di Catanzaro. Quindi o si fa lo sciopero che dici tu direttamente sotto la stanza di dovere e digli, comincia a dare disposizioni a Patarella di cominciare ad assegnare l'1% delle risorse del Dipartimento Salute ad Arpacal e potenzia Arpacal. Dopodiché andare dal signor Giacomino Brancati, che è il commissario straordinario dell'ASPA, che non è buono a che sapere, a dirgli che perché non stai elaborando i dati che ti sono tumorali della provincia della Regione Calabria che ti sono state richieste dal 2012 e non puoi assegnare il personale idoneo e la strumentazione idonea per fare questo? In assenza di questo, tutti i proclami dei politici, tanti auguri a sedere, ho concluso. Sì, ribadendo che bisogna mobilitarci. Certo. Ma su questi due passaggi, su Arpacal e su ASP 5. Arpacal è quella che a Casignana, cioè davanti allo scempio di telecamere che riprendono l'ingegnere che butta il percolato. Guardi, non è così. Scusa, è così, ci sono delle documentazioni di video che riprende l'ingegnere che butta il percolato non in maniera adeguata ma nel torrente. Arpacal risponde con l'analisi dicendo che non c'è sostanza. Mi scusi, mi faccio finire perché lei ha parlato. Hanno fatto fare le analisi all'università in Sicilia, a Messina, in varie università, che naturalmente lì le sostanze inquinanti risultano. Arpacal risponde che solo le sue analisi valgono. Quindi su Arpacal con questo abbiamo detto tantissimo. Sull'onestà e sull'operato dell'Arpacal. Signora, non sta difendendo l'arma. È inutile parlare forte all'Arpacal. Posso dare un contributo alla comprensione di questo fatto specifico? Allora, paradossalmente, l'ho già detto in una trasmissione televisiva, paradossalmente, sia Arpacal che i dati dei privati di Casignana hanno ragione tutte e due. Perché? No, perché dipende da dove nello stesso posto intanto non possiamo dialogare, sì ma chiaramente sono ben accetti.
un piccolo inciso, poi passiamo ad Damocle. Hai detto poco fa che perdiamo l'entusiasmo. Che perdiamo l'entusiasmo dopo. No, assolutamente. Cioè, e che facciamo? Se... Perché no, no, sì, no, ma noi siamo pure disposti a rompere gli schemi, su questo non c'è problema.